domenica a tutti. Di buona domenica, dai. Buona Luigi. Domenica. Bentornati alle avventure del del nonno Faustino. Detto il fa. Ora mandiamo la sigla, perché come ogni programma ci vuole una sigla, no? E beh, vai, sigla! 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 Meglio. Oh, tamme me la rompo tanti coglioni, l'ho detto, basta. Vai, sigla! 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 Tanto abbiamo nonna Maria che sta tirando la pasta, perché qui è tutto casalingo, è tutto un po' casareccio, è bello così, tutta vero? Tutta a catena, sì, tutta a catena. E dopo c'è chi mangia, eccolo vero. Guardate che pressione sta questa. Sì, c'ho la pressione che basta che te fermi. Vai con la sigla delle avventure del fa. Le avventure del fa. Le avventure del fa. Ok, la nostra storia inizia, la nostra avventura sta iniziando. Anche questa è un po' datata, quindi si parlerà di 60-70 anni fa. Non si sa. Vai o no? Vai, fa! Allora, un amico mi aveva detto di andare a prendere certi fogli. Questa è una delle mie preferite. In ufficio. Io mi trovavo su una strada, per arrivare presto sono passato per divieto. Ai ai ai. Ma divieto era 10 metri. Non lo fate voi a casa. In quel mentre che io mi sono fermato, ho messo la macchina sul parcheggio per andare dentro, c'era un vigile. Beh, ferma! Che c'è? Sei passato per il divieto! Aia. Ma là sono le 2 del giorno, non c'era nessuno, mi trovavo di lì, ho dannati qui a piacere di voi. Come? Il divieto è un muro, quando c'è il divieto non si deve passare. È vero, è un muro. E va bene, avrò sbagliato. Riprende la macchina e rifai il giro. Io, zitto, ho preso la macchina, ho girato, sono arrivato. Scusa, puoi un attimo rallentare un secondo, perché senti questo è sempre bello là dietro. Allora, eravamo rimasti che c'era il divieto, c'era un muro, come se c'era, è dovuto rifare il giro. Mi ha detto riprende la macchina e rifai il giro. Ho preso la macchina, ho girato, ho rifatto il giro, sono entrato per dove entra, però sono arrivato lì, c'era più il parcheggio. L'hanno fregato. Era arrivata la macchina e aveva preso il parcheggio dove avevo messo la macchina lì. L'ho messa da una parte di lì per andare dentro. Ma dove vai? Di qui non si deve lasciare la macchina. Ma scusa, sa, prima avevo parcheggiato un minuto da Pia Dufogli e poi vengo via. Adesso mi hanno preso il posto, cosa fa? Al giro mi sono fermato un minuto, Pia Dufogli e vengo via. E il parcheggio qua non ci deve stare, Contravenzione. Multa. Ma fatta la multa, ha scritto, la multa era 12 euro. 12.000 lire. 12.000 lire. Una volta c'era le lire. Sì, sì, c'era 12.000 lire. Già mi fumava la testa. Già perché, gli fumava. Perché se mi ha fatto contravenzione prima. Andava bene. Aveva ragione, va bene. Ma mi ha fatto rifare il giro. Ho usato la macchina, il parcheggio me l'avevano preso. Un minuto, poi un po' e poi via. No, mi ha fatto contravenzione dopo. Allora io ho dato 15.000 lire e lui mi ha detto dammi le spicce perché non c'ho il resto da darti. Allora io gli ho detto guarda che il resto non lo voglio. Comprici i preservativi per fatta da sul culo. Ti mando in galera! Ti denuncio! Ti denuncio! Ti mando in galera! Hai un pubblico ufficiale! Esce fuori l'impiegato che mi ha dato i fogli! Ma che gli hai detto? Niente! Gli ho detto niente! Ma fa contravenzione! Io da 15.000 lire
non c'è i soldi e il resto, ma dico la vanno a cambiare io. C'è la vanno lui a cambiarla, non io. Proprio così gli hai detto. Io il cugino, e che gli dicevo, gli avevo detto, e lui, qua, di qui, è un pubblico ufficiale, che... io gli ho detto, che ce l'hanno io a cambiarle, ci andrà lui. Da noi io... ragazzi, tu non ci sei andato, tu gli hai detto. Io l'ho detto, non lo voglio il resto. Comprici i preservativi per fatto da sul culo. Tu che gli avresti detto? Beh, forse qualcosa un po' meno, però. Beh, vabbè, ma qui sono passati 50 anni, 60. E certo, comunque questa è una delle storie che preferisco. La prima volta che me l'ha detta mi sono steso in terra. Credo che anche a voi sia piaciuta. E niente, ci vediamo la prossima domenica. Mi è venuto spontaneo. Mi è venuto spontaneo, raga. Oh, le cose sono belle perché sono belle. Ho detto quello che mi sentivo. Quindi salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Ciao coccodrilli. Continuate a iscrivervi al canale per nuove avventure. Ciao. 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 Meglio. Ah, porco cane.